benvenuti sul mio letto! E come potete vedere, è sera e la postazione è cambiata. Già. Come mai questa cosa? Perché all'improvviso stavo sul letto e pensavo, oddio, vorrei tanto girare un video dove riprendo a parlare di Elnat. Quindi siamo sull'aggiornamento di Elnat. Ho comunque visto che abbastanza di voi me l'avevano chiesto, quindi io davvero volevo parlarvene perché tante cose sono cambiate. Per tutte le persone che tra l'altro mi stanno seguendo su Wattpad, che hanno continuato a commentare, che hanno messo comunque il like alla storia di Elnat che c'è appunto sul mio profilo, vorrei dire che quella storia non continuerà ad essere pubblicata. E tra l'altro quella, diciamo, era tra virgolette la mia beta. Nel senso, ho ripreso a scrivere tutto da capo Elnat. Perché la cosa non mi soddisfaceva più? Perché sentivo il bisogno di cambiare tante cose, davvero tante cose. Alcuni punti della trama, alcune svolte, alcuni colpi di scena cozzavano, erano senza senso e dovevo smussare un po' questi angoli. E Chantal ha ben pensato di rimodernizzare tutto. Il mondo resta quello, la trama resta quella, assolutamente. I personaggi, il loro carattere resterà quello. Ma sono cambiate due cose. Il mio stile di scrittura, nel senso che credo sia cresciuto. E i nomi, i nomi dei personaggi. Sono dei nomi che mi piacciono molto di più, perché sono dei nomi celtici e io amo, amo la cultura celtica. Mi sono munita del libricino perché ho un'agendina, ho un quadernino dove annoto praticamente tutto quello che c'è da sapere su Elnat, tutto quello che mi viene in mente, tutte le sfaccettature dei personaggi, insomma, tutto quello che c'è qui è qui. E quindi oh mio Dio, foglietti volanti. E quindi volevo un po' andarvi a dire anche i nomi dei nuovi personaggi, perché me l'avete chiesto e io sono davvero entusiasta di farvi sapere che cosa ho scelto. Lucy, che era la nostra protagonista, si chiamerà Wynn Argal e mi piace tantissimo, per scritto WYNNE e vuol dire luce in celtico, e questa cosa mi piaceva tantissimo. Brennon invece si chiamerà Aiden Wolf, scritto con due F, non lo so perché, ma mi piaceva, quindi sì. Dimitri invece si chiamerà Finian Howell, Finian slash Finn, perché lo chiameranno così nella storia. Mi piace perché è un nome allegro, gioviale, non lo so, però per lui stava, insomma, gli stava a pennello e quindi sì. Alfred invece si chiamerà Fingal Wolf, ovviamente. Dalila invece, per quanto mi potesse piacere in realtà il nome, l'ho cambiato e si chiamerà Eilid Quinn. Frank invece, che era quel personaggio di cui vi parlavo che mi piaceva tantissimo e che sembrava avere una tresca con Dimitri, si chiamerà Anir Maxon. Invece il cattivo della nostra storia si chiamerà sempre Kieran. Non è cambiata questa cosa. E quanto invece riguarda Olaf, che era tra virgolette il cattivo della storia, l'ho cambiato in Senan. Dopo quindi aver fatto queste presentazioni, voglio dirvi che ho riscritto appunto il prologo, ho riscritto il primo capitolo, sono arrivata al 15° capitolo, l'ho iniziato e sono a metà. Mi sono imposta che ogni capitolo deve durare esattamente 2 pagine di Word, quindi in teoria una volta stampato in formato A5 saranno 4 pagine. Ho deciso di fare i capitoli molto brevi, molto concisi, perché sono la prima che vorrebbe leggere dei capitoli brevi e che abbiano praticamente tanti elementi. All'inizio, proprio nel primo capitolo, se vi ricordate, Wynn slash Lucy, sappiamo che sta scappando dalla città in cui viveva perché è stata attaccata da Kieran, e c'è l'introduzione di un nuovo personaggio che ovviamente non vedremo più. Però c'è stato questo momento tra loro due che mi è piaciuto. E insomma, come la storia adesso si sta evolvendo, quello che ho pensato, come ho pensato di concludere il primo racconto, insomma il primo libro, mi soddisfa molto di più. Tra l'altro finisce in modo tale che io il secondo possa riagganciarlo tranquillamente e so già esattamente più o meno quello che deve succedere anche nel secondo, però insomma è ancora troppo presto per parlarne. Ci tenevo tantissimo a parlarne con voi e ho pensato di rifare questo video con un
una cadenza precisa, per ora non so ancora bene, però io voglio aggiornarvi come va avanti la storia, su quello che sostanzialmente sta succedendo e su cosa ne sto pensando anche dello sviluppo, perché ogni giorno ho qualche dettaglio in più, ogni giorno mi salta all'occhio un personaggio o comunque una storia che deve spuntare fuori, o qualcosa insomma che prima non esisteva e che adesso sta nascendo. Io la smetto di parlare perché in realtà, come sempre, vorrei parlarvi di tante cose che però non posso fare. Più però in realtà volevo aggiornarvi anche su quest'altra piccola cosa, e spero che voi siate ancora qui ad ascoltare i miei discorsi privi di senso. Ho iniziato a scrivere un'altra storia che però è un racconto molto semplice, breve, mi auguro, e sicuramente uscirà su Wattpad. Sarà solo una cosa che pubblicherò su Wattpad e si basa sulla storia vista dal punto di vista di un cattivo. Ho sempre desiderato scrivere del personaggio cattivo e non dell'eroe, il percorso che fa un cattivo, perché diventa cattivo e tutte queste cose così. Quindi se a voi interessa, io vorrei fare dei video aggiornamento anche su quello, e per ora questo libro qui, cioè questo racconto a dire il vero, si chiamerà Drawing in the Dark, che vuol dire annegare nel buio. Ma fatemi assolutamente sapere se vi potrebbe interessare, perché di quella storia io sono molto entusiasta, perché mi piace, mi sta piacendo come sto uscendo. L'ho inviata anche a uno di voi che mi segue e e mi ha detto tante cose belle, gli è piaciuta, quindi insomma fatemi sapere. E niente ragazzi, io vi lascio qui, finisco di blaterare, quindi come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale qui sotto, di lasciarmi un pollice in su se il video vi è piaciuto, commentate, fatemi sapere se questo ritorno di aggiornamenti di Elnat vi piace, se volete aggiornamenti anche di Drawing in the Dark. Ci vediamo con un prossimo video che penso sarà sempre venerdì, perché questo dovrebbe uscire prima, quindi boh, ciao pumpkins!